invecchiare di dentro. Sperava però di nascondere la sua angoscia dietro un aspetto ancor baldo e giovanile. Si accomodi pure, prego. Prego. Accettò quel posto come il segno della fine e cominciò ad essere divorato dalla paura delle malattie. Formica! Buono, Ughino, buono! Pina, prendo 4 Coraxal! Ma non ti farebbe niente, Ughino! 2 gocce di anziano! La Pina cominciò a preoccuparsi seriamente solo quando Fantozzi acquistò al Postal Market una bara a rate. Prese allora una decisione importante che già maturava da tempo. Sì, chi è? Ah, un momento, per favore. Ugo, vogliono te. Vogliono te, Hotel Caprice. Chi è? Non so. Pronto? Sì, sono io. Chi è? Come? Sì che ho del tempo libero. Perché? Che se... Guardi, Fiorini, non faccia lo stronzo, sa? Che io lo... No, 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 mi scusi. No, credo che fosse un mio amico che mi fa sempre degli schi... Sì che posso. E quando vuole lei? Sì, sì. Anche... oggi. No, anche... su, adesso. Vengo subito, eh? Vengo anche oggi, se vuole. Io vengo... vengo adesso. Vabbè, vengo ora. Aspetti, rimanga lì, non vada via, non vada via, Pina, Pina, ho trovato lavoro, pista, un lavoro fantastico. Ah, Dio mio, che notizia. Che meraviglia, Ugo. Certo. Dunque, Pina, ti confesso che sono felice. Dunque, la direzione del Caprice mi ha chiamato in previsione dell'avvento della lira pesante. Questi vogliono modificare tutti i loro lisini, vale a dire tutto il prezziario, per esempio, i menù, i lisini della biancheria, insomma, tutta la loro contabilità. È un lavoro assolutamente delicatissimo e di grandissima responsabilità. Io devo con un pennarello cancellare gli ultimi 3 zeri. E quando cominci? Adesso, non vedi che ho già cominciato? Oh, donna, in cucina! Senti, a far da mangiare! Senti, io dovrei uscire, forse faccio un po' tardi, Sì, va bene, via! Fuori dalle palle adesso! E io ho già cominciato! Oh, dunque, si comincia finalmente! Dunque... Nei giorni seguenti Fantozzi lavorò come un somaro albanese. La Pina usciva presto la mattina e tornava tardi, sempre più stanca, sempre più emaciata. Ma che si fa, non si mangia? Dico, uno lavora tutto il giorno, si fa un mazzo così! Avrà un diritto al piatto di minestra, no? E andiamo! Hai ragione, caro. Sì. Subito, tesoro. Porca puttana! Thank you.
Ma ha fatto chiamare, signor direttore? Sì, è per via di suo marito. Cosa ci lavora male? No, lavora troppo. È uno stacanovista. Gli dica di darsi una calmata. Poco fa ho dovuto dargli 700.000 lire per una settimana di lavoro. Per carità, me lo lasci lavorare così contento. Signor direttore, è tornato un altro uomo. Va bene, come vuole. Grazie. Però allora lei deve rendere di più. Io le faccio questo favore, ma quello che pago a suo marito devo riaverlo da lei. Ha ragione, questi erano i patti. Ma cos'altro potrei fare? Non so, qualche servizio in cucina, qualche tornetto la domenica, qualche serata al night. Al night? In cucina. Va bene, signor direttore. Finché una domenica, quando Fantozzi per antica abitudine si riposava... Ugo! Scusa, devo scappare. Pina! Pina, la tazza! Ma dove vai di domenica? Subito a prepararti la cena, eh? Ugo! Stasera ti ho preparato un piatto speciale! È una ricetta che ho inventato io! Mi piacerebbe sapere dove passi le serate da sola, mentre io sono in casa a lavorare con una bestia! Scusami, Ugo, ma anch'io sono molto occupata da quando tu hai ripreso a lavorare! Mi sono iscritta a un comitato di beneficenza molto attivo. E ho anche fatto delle nuove amicizie, sai? Lo sospettavo. Sai che stasera andiamo dalla presidentessa? Anzi, ti prenderei la mano? Non esco. Non esco mai la sera da solo senza ritaglio. Mi dispiace, non posso portarti. Ti annoieresti. No, sarei di troppo, lo so, Pina. Pina, Pina, mi ascolti, per favore. Però io ti voglio dire che se queste tue amicizie risultassero essere magari una sola tenera amicizia, io
Io trovo che a questo punto del nostro matrimonio sarebbe molto più onesto dirlo, no? Eh? Pina? Pina? E poi a una certa età io trovo che può accadere, no? E io te lo giuro, io sarei molto comprensivo. Pina? Pina, mi ascolti? Pina? Pina! Porca puttana, me la fai, non mi ascolti! Ognuno cerca la soluzione che può ai propri problemi. Scusa, devo andare. Si vive una volta sola, Ugo. Buonasera, signora Pina. Ho fatto un po' tardi, scusi. Buonasera, Antonio. Pioggia miracolosa che renderà i vostri capelli fosforescenti al buio. Molto erotico. Luce. Buio. Luce. Wow! Brutta sgualdrina di macchia. Purtroppo quella non era la Pina. A un ferocissimo travestito brasiliano, ex campione regionale dei pesi medio-massimi. Troppo, signora Pina. Si ammassa di lavoro per illudere suo marito. Cos'ha, signora? Niente, niente. Sto benissimo. E allora forza, al lavoro, che già domattina tornerà suo marito e vorrà essere pagato. Sì, sì, io faccio tutto. Però mi raccomando, signor direttore, quel lavoro per lui è tutta la sua vita. Sì, ti ho aspettata. Ho messo un po' di ordine di là. Ho visto, grazie. Ma perché mi hai aspettata? Domani mattina hai la sveglia alle 6 per lavorare. No, mi sono licenziato. Perché? Che cosa è successo? Niente. Era un lavoro senza prospettive e così preferisco rimanere a casa e non fare niente. Ma non hai paura di annoiarti? No, purché rimanga tu a casa a farmi compagnia per me. Certo, Ugo. Pina, io so che ti chiedo un grande sacrificio quando ti chiedo di rinunciare alla tua amicizia.